Abbiamo letto in queste ore il contenuto dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato proprio ieri sera all'esito di incontri serrati che hanno avuto in sede governativa con i rappresentanti degli enti locali, delle regioni e dei comuni. È chiaro che è un DPCM molto impegnativo, soprattutto per i comuni, soprattutto per i sindaci. Abbiamo letto appunto che viene data ai sindaci la possibilità, dopo un certo orario, di chiudere, addirittura di interdire alcune aree della città, cioè quelle aree dove sono più frequenti fenomeni di assembramento. C'è stata una dura presa di posizione dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni, perché sembrerebbe con questo provvedimento che il governo voglia spogliarsi di una propria responsabilità e voglia attribuirla ai comuni. Probabilmente è così. Quello che posso dire è che non ci tireremo indietro, non mi tirerò indietro, nel senso che mi rendo conto che ci sono delle situazioni che vanno gestite anche localmente e quindi il sindaco di Ragusa farà la sua parte. Evidentemente di fronte ad un potere così importante per i sindaci, quello che adesso ci aspettiamo è che ci spieghino anche in che modo questo potere può essere esercitato, perché un fatto è dire: ok, i sindaci possono chiudere tutto un quartiere, addirittura alcune zone della città. Un altro fatto è dire come esercitare questo potere, come chiudere e soprattutto in che modo esercitare i controlli, perché non ha senso emettere un provvedimento di chiusura e poi non avere la possibilità di effettuare i controlli necessari. E con gli strumenti a nostra disposizione questo controllo è veramente difficile. Io conosco bene la situazione di Ragusa, del territorio ragusano. So per esempio che ci sono delle zone che nel weekend, delle aree, dei quartieri, delle strade che nei weekend diventano veramente delle bolge. Purtroppo abbiamo assistito fino all'ultimo weekend a delle zone della città, e mi riferisco per esempio alla zona del porto di Marina di Ragusa o alla zona di Piazza San Giovanni qui a Ragusa, zone dove effettivamente i ragazzi sono stati un po' fuori controllo, cioè non hanno rispettato minimamente le prescrizioni previste, l'uso delle mascherine, i distanziamenti. E quindi è chiaro che sto prendendo in considerazione l'idea di intervenire proprio su quelle zone della città, su altre qualora fosse necessario. Lo farò all'esito di un approfondimento che mi riservo di fare nelle prossime ore, fermo restando che poi alla fine la soluzione di ogni problema si potrebbe raggiungere più facilmente semplicemente rispettando delle semplici, appunto, regole di distanziamento e soprattutto l'uso della mascherina.